Eccoci insieme con Biancarosso TV Sport, con Lello Scianimanico, ma c'è un amico in linea. Pronto? 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 Eccoci. Sono davvero devastato. Il signor Basta, è un personaggio del nostro TV Sport che chiama ogni tanto in trasmissione e dice Basta, scocciato da tutto. Non ce la faccio più. Ci credo, signore. Sono davvero mi sono scocciato di tante situazioni. Ha ragione Lello quando dice che ci sono troppe squadre semiprofessionistiche. Basta, è tutta colpa di quei parrucconi del calcio italiano. Basta con quel recchi di gomma di Giancarlo Abete. Basta con questi giocatori strapagati. Basta con Balotelli che va in giro con i vetri oscurati della macchina per andare a puttane. Vai piano, sono le 3 del pomeriggio, non possiamo dire Basta con queste certi procuratori cose. pornostar. Basta con l'Albino Leff, Enzo, la rete Albino Leff. Basta con Mister Libidine. Va bene. Basta con Antonio Matarrese. Va bene. Mi ha deluso completamente. Va bene. Basta con certi talebani, tirapiedi e moralisti del. Va bene. Punto. Basta con Ciao. il profilo di Gaudio. Va bene. Basta Ciao. con il silenzio inquietante di Pasquale Va Zapparelli. bene, Basta ok. con lo sguardo di Cristian Siciliani. Va bene, Basta basta. con lo sgabello di Alessandra Pucci. Va bene, ciao, ok. Il signor Basta è andato a 360 gradi su tutto. Sull'auto con i vetri oscuri di Balotelli, sono d'accordo, dai, è veramente troppo per essere sopportato. Allora, Torrente si ritroverà più o meno nella tua situazione. Qua abbiamo alcune immagini del saluto dei tifosi del Gubbio a Torrente. Non so se riusciamo a vedere anche l'audio. Facciamo partire queste immagini scaricate da YouTube, vediamo un po' se c'è qualcosa. Vabbè, la festa del Gubbio, che ricordo che è salito di categoria. Che notizie ci puoi dare su Torrente? Lui è un po' più, prende una situazione come quella del Bari con un po' di esperienza in più. Ha fatto 2 anni a Gubbio, ha già allenato il Genova, prima squadra, e quindi un po' di esperienza se l'è fatta e penso che abbia più carte, più chance da giocarsi. Come te ha vinto un Viareggio, anche per la cronaca. Come accadde a te proprio con un gol di Antonio Bellavista, credo, contro il Torino, correggimi se sbaglio. Io ho vinto un po' di più in settore No, no, sì, giovanile. no. Viareggio, Il guarda, tu che Viareggio hai vinto diciamo che è un scudetti, po' tu la perla del hai settore vinto. giovanile. Allora, guarda, se io ti ho seguito per Io credo tutto che il uno scudetto campionato. primavera, finale col Milan 1-0 Carrozzieri, correggimi, Io credo che lo scudetto primavera sia la cosa molto più importante del Viareggio. Perché c'è una stagione, c'è Sì, tutto, c'è un insomma. anno, un lavoro dietro molto più serio. 1 o 2 campionati allievi. Un campionato allievi. A Recanati contro il Brescia in Sì, col finale, Brescia, 1-0, Ventolo dopo 7 minuti, giocava Pirlo contro nel Pirlo, sì. Brescia, E e poi. poi una Coppa Italia col Bologna, cioè finali, vai. Insomma, no, settore giovanile ci sono stati degli anni dove abbiamo fatto molto, molto bene. Bello, perché molti di quei, diciamo, rispetto a quello che il Bari ha vinto, mi sarei aspettato più giocatori a livello, diciamo, professionistico alto, invece c'è stata una fascia che ha fatto grandissime cose, C'è poi. qualcuno, tipo Carrozzieri, tipo Le Grottaglie, tipo, che sono andati un po' fuori a fare carriera. Molti sono un po' rimasti I sostagliati Ventola, qui, i eh? Bellavista, i Sibillano, questi hanno sempre giocato. Con noi ha partecipato anche Gegé Rossi, il portiere, che ha giocato anche in A. Insomma, giocatori ne sono passati. Adesso Anacleto, che Piacenza era del roster, tanti eh? altri stanno in B, in C, magari non è venuto fuori. Grandissimi C'è un giocatori. rimpianto di un giocatore che secondo te aveva delle potenzialità enormi per fare una carriera ad altissimo livello e che invece davvero ha sprecato il proprio talento, la propria capacità. Un primo nome che ti viene in mente. Beh, un giocatore per me è molto importante, lo dico sempre, un certo Miano, un brindisino che aveva grandi qualità e poi anche un ragazzo che ha avuto sfortuna perché si è fatto male, un certo Guerra che non conosce nessuno. Un ragazzo di Bitritto che per secondo me poteva fare molto bene. Anche la Fortezza può, ha vanificato una carriera che Beh, poteva essere diversa, anche la Fortezza, poi però anche lui per un incidente
con la moda, un po' Brutto. vanificato un po' quelle che sono le sue grandi qualità, che erano grandissime. C'è un amico in linea, pronto? Ah, ecco, sono Paolo, Ciao Paolo. saluto il mister. E niente, volevo dire solo una cosa, non sul bar, sul mister Sì. Scialimani. Sono molto rammaricato perché l'anno scorso ha fatto bene a Barletta, ha cominciato senza i giocatori e poi gli altri si sono presi ciò che non Ti hanno dato a lui. conosce bene la storia, eh? Grazie. Ti ringrazio perché poi alla fine, sai, se lo dico io sembra. Ma purtroppo non è la prima volta che mi capita di trovarmi in queste situazioni. Abbiamo iniziato un lavoro a Barletta dal niente, facendo molto bene, andando addirittura nei playoff, spendendo pochissimo. L'anno dopo siamo stati 6 partite all'inizio della C1, perché siamo stati ripescati, 6 partite senza squadra, facendo delle cose che non ripeterei più, facendo un punto solo. Poi quando abbiamo rifatto un po' la squadra, abbiamo fatto 18 punti in 14-15 partite, senza avere un attaccante che ci facesse un gol, perché avevamo un attaccante che purtroppo avevamo solo lui che faceva pochi gol. E con i gol di Bellomo, che stavamo parlando prima, di un altro ragazzo, Simoncelli, 4 gol di uno e 4 gol dell'altro, siamo andati un po', eravamo ancora a 3 punti dalla salvezza. Eravate Poi in vita, insomma, quando eh? avevano fatto la squadra, Il mercato a giustamente, gennaio. quando fanno una squadra, giustamente Ti è andato una partita soltanto con la squadra nuova, è sbaglio. giusto che, sì, è giusto che Vabbè. venga un altro, dai, così ormai ho fatto Questo è il l'abitudine. calcio, dai, via. Fatto l'abitudine, Purtroppo è questo il ci calcio. C'è un sta, amico ci in linea, sta. pronto?